E rieccoci qui nell'ultima parte della puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente. Dal Salone Internazionale del Libro Mi Ritorni in Mente vi accompagna, vi tiene compagnia, e lo facciamo insieme a degli ospiti meravigliosi, Samuel. Ma sì, presentiamola subito, dai Marta, subito, perché abbiamo con noi un'autrice per bambini, ragazzi, Isabella Cristina Felline, che ci presenterà due libri molto diversi tra loro. Cristina, cioè veramente ci hai portato in due universi completamente quasi non opposti, ma... E partiamo subito con il signor Q. Allora, chi è questo signor Q? Questo tizio qui, sì, dice. Sì, questo. Siete sicuri che volete partire dal signor Q? No, sì. Partiamo dall'altro. Sì, che partiamo dal signor Q. Benissimo. Perché è uscito proprio oggi, proprio per questa occasione. Io l'ho visto in faccia di carta praticamente mezz'ora fa. No. Quindi tu te lo sei immaginato nella tua testa, l'hai creato... L'hai scritto, ma poi l'hai visto oggi per la prima mezz'oretta volta. Mezz'oretta fa? Sì, esatto. Ho l'impaginato. Ci stiamo conoscendo, ah. Sì. E facciamolo conoscere anche un pochino al nostro pubblico, no? Perché il signor Q è un uomo molto quadrato, no? Sì. Molto... E lo si vede già anche nella copertina. Rivediamola un attimo la copertina, ecco. Da qualsiasi lato lo si guarda, è calmo, posato, tranquillo, lato per lato. Non si arrabbia mai. Non si offende mai. È un uomo che pensa e che desidera che le cose funzionino per tutti, sempre. Quando il mondo va a rotoli, arriva Q, che crede fermamente di sistemare le cose. Ah. Però Q... C'è qualcosa che lo fa arrabbiare. C'è qualcosa che lo fa arrabbiare. Che non bisogna mai dirgli. Assolutamente. Provate a dirgli che è figlio di due triangoli, andrà su tutte le furie. Okay. Diventerà rosso come un pomodoro da sugo. Fantastico. Ne combinerà di tutti i colori e poi potrebbe addirittura dire una parolaccia. Addirittura, perché ma una parolaccia che magari non tutti saremmo in grado di capire, perché lui le parolacce ce le dice in un'altra lingua, no? In una lui lingua è un personaggio molto istruito e aulico, usa il latino e va a ricercare tutte quelle parole e quei modi di dire antichi di un tempo, e anche la parolaccia lui ha trovato essere quella antica, originale in latino. Che la vogliamo... Bovis stercus. Ecco. No, no, non diciamoli in giro. Senti, però, io voglio sapere a chi ti sei ispirata per il signor Q? Ma questo Q non si può dire. Quanti signor Q hai conosciuto? A nella tutti i signor Q che incontro quotidianamente nella mia vita. Tutti. Sono tanti, eh? E vi spiffero una piccola anteprima. Sì. Domani saremo al salone con una maglietta dove c'è il viso del signor Q e c'è scritto c'è un po' di signor Q in ognuno di noi. Quindi questa è la risposta. Ah, ecco. Si è ispirata un po' a tutti noi, anche a noi due. A tutti. Anche a me, però non ditelo in giro. No, soprattutto no, in radio. No, non e si neanche dice in TV. Why? No. Why? Invece passiamo, salutiamo il signor Q. Ma... Ciao Q. Ma aspetta, nel signor Q c'era anche proprio vedere, l'immagine, esatto, bella. Anche possiamo perché, vederla? Secondo me si offende. Certo. Eccolo qua. Domani ci sarà anche il pupazzo che arriva dritto dalla Sicilia, perché Antonio Lamalfa, che ha illustrato il personaggio, è un illustratore siciliano che in questo momento è in aereo, quindi lo vedremo domani col suo pupazzo signor Q. Quindi sta viaggiando col signor Q, chissà com'è viaggiare con un signor Q. Sì. Allora, vi dirò che lui aveva anche paura che non lo imbarcassero o che gli chiedessero un ulteriore biglietto. Beh, salutiamo il signor Q per Q il momento. Ciao. E quindi passiamo a tutt'altro lavoro. Ecco, un lavoro che riguarda le emozioni, che riguarda la poesia, che riguarda anche in questo caso l'infanzia. Sì. Si chiama Tutto d'un fiato ed è un insieme di poesie. Questa è una parola che qualche volta ci tiene un po', diciamo, in diffidenza. Siamo un po' diffidenti nei confronti della poesia. Sì. Però è una poesia per bambini, anche per bambini. Noi diciamo sempre che i libri per bambini sono anche per bambini, quindi a più livello di lettura, ed è indicato anche per gli adulti. Sono una serie di poesie che parlano di emozioni. Lo so che in Italia ci sono più di 400 titoli e che questo libro non me lo sono inventata solo io, ma è un libro su commissione da parte dell'editore Raffaello. Sì. Perché c'è una grande fame di trattare questi temi continuamente per l'educazione emotiva, per l'acquisizione proprio delle competenze emotive. Qual è la caratteristica di questo libro? Scritto da me, illustrato da Sonia, Maria Luce Possentini, per Raffaello editore.
sono vari temi emotivi trattati non soltanto con le rime, ma con parole onomatopeiche. Quindi ogni parola ha un suono, è stata attentamente scelta, incasellata con le sonorità per avere i 12, le 12 sillabe di ogni sì. strofa. E abbiamo dei testi che ci permettono di verbalizzare insieme ai bambini le emozioni, quelle più difficili, quelle più allegre. Per esempio abbiamo ruvida, rabbia, rullando, tamburi, eccetera, eccetera. Certo. Tutte parole con la R, in questo caso della rabbia. Poi ogni tema emotivo ha la prevalenza di un suono. Io ho utilizzato la U per la paura, per esempio, il buio, il lupo. Quindi molte parole con la U sono all'interno del testo, della poesia relativa al tema della paura. Ma abbiamo la gioia, la sorpresa, la tristezza, l'attesa, il perdono. Non è facile. Ah, quindi anche emozioni provare. Complesse per primarie per e secondarie, esattamente, ma. Bene. Interessante. Molto interessante, siamo passati da due mondi generi diversi. Beh, anche bello questo, infatti, saperne sì. un autore che sappia spaziare in più generi, in più forme di assolutamente. È necessario per vari motivi. Intanto perché i bambini cambiano continuamente, non solo perché crescono, ma perché cambiano proprio nelle generazioni. Certo. E poi perché noi cresciamo con loro, gli autori fanno un lavoro fortunatissimo, è veramente molto bello. Abbiamo la possibilità di crescere insieme ai nostri bambini e di sperimentare continuamente vari linguaggi. E chi come me scrive prevalentemente in poesia e in rima può testare anche questo linguaggio ritmico sulle varie generazioni. Quindi sì, è necessario, oltre che utile, è anche molto bello parlare più linguaggi e in maniera diversa. Certo, proporre la poesia ai bambini è molto è forte, grande. Questo lavoro attento anche che state dando alle emozioni, no? In maniera molto esplicita, cosa che credo anche già 20 anni fa si faceva molto meno nella narrativa per sì. bambini. Magari c'era, ma era un pochino più nascosto, no? Nella storia. Sì. Invece adesso è proprio un qualcosa più... C'è una fascia d'età che hai previsto per questo libro o no? Cioè, no. Allora, convenzionalmente noi lottiamo, autori, sì, lo dico infatti, qui. Ci dite sempre... tutti così, dobbiamo metterla. Dobbiamo mettere la fascia, l'age bending. Se tu chiedi a ICUA, l'Associazione degli Scrittori di Libri per Ragazzi, se pronunciate la parola age bending, vi si mettono a ridere, perché noi dobbiamo metterlo, perché comunque il libro viene acquistato dalle persone che cercano delle indicazioni d'età, certo. ovviamente, è una scelta commerciale prevalentemente, ma gli albi soprattutto sono per tutti, certo, e noi abbiamo un 5 anni in su, ma tu puoi leggere se hai 80 anni, se hai 60, 52, sì. sempre. Diciamo dai 99 in giù. Esatto, mi sembrerebbe più corretta questa di fascia d'età. Bello, sì. Grazie mille, grazie, Isabella, grazie. Davvero, grazie. Grazie, ciao.